Da alcuni anni si è sviluppato un intenso rapporto culturale, di amicizia e di approfondimento con diverse agenzie che lavorano in questo ambito in America Latina. Periodicamente ho avuto occasione di visitare e di fermarmi nel continente sudamericano, nei Caraibi, nel Messico. E ultimamente sono stato a Buenos Aires per una serie di iniziative. Innanzitutto il rapporto che l'Istituto Universitario Sofia ha con la Università Cattolica Argentina, in modo particolare con la Facoltà di Lettere e Filosofia e anche con la Facoltà di Teologia. Si è svolta lì una sessione, la seconda sessione di un seminario sulla ontologia trinitaria e il linguaggio della forma estetica. E nell'occasione ho tenuto alcune lezioni nella Facoltà di Lettere e Filosofia ed è stato presentato un libro, un mio libro, in cui sono stati tradotti per la prima volta in Argentina alcuni testi concernenti appunto l'ontologia trinitaria, questa forma di pensiero in cui filosofia e teologia entrano in interazione per aprire uno spazio in cui anche le altre discipline trovino il modo di articolarsi a servizio della crescita umana e sociale. È stato, devo dire, un momento molto interessante e molto arricchente anche per me. Contemporaneamente ho potuto portare avanti i rapporti che oramai da 5-6 anni abbiamo con il SELAM, dove si è costituito un gruppo di ricerca intorno all'antropologia trinitaria. Il prossimo appuntamento lo avremo a Cuba, dopo che lo scorso anno siamo stati a Città del Messico. È stato presentato proprio in questi giorni il secondo volume, frutto della ricerca di questo seminario, che vede accomunati teologi e filosofi di tutto il continente latinoamericano. Porta il titolo, questo secondo volume, Antropologia Trinitaria in chiave afro-indo-latinoamericana e caribegna. E infine è stata l'occasione propizia per un incontro con la commissione che vede rappresentanti dei diversi stati dell'America Latina e dei Caraibi per l'apertura della sezione latinoamericana e caribegna di Sofia Alca. Abbiamo avuto 2 giorni di incontro molto intensi e devo dire siamo oramai a un punto importante nella definizione di un progetto che certamente sarà, penso, un servizio per il continente latinoamericano, ma anche arricchirà enormemente l'esperienza nostra, Sofia, che facciamo allo piano.